Benvenuti all'Italia che funziona. Incontrando anche questa settimana due eccellenze italiane, ci siamo fatti alcune domande sul tessuto culturale della nostra nazione. Che cosa si intende, ad esempio, per brand paese? Si intende l'insieme dei valori positivi che la percezione comune attribuisce a un determinato stato. Il Country Brand Index, elaborato dalla società di ricerca Future Brand, ha stabilito che l'Italia, anche quest'anno, rientra nella top 10 fra i 113 paesi considerati. I punti forza del bel paese? Il turismo, la tradizione, la cultura e lo stile, che fa parte del nostro DNA. Roma, Milano, Venezia, Bari, ma anche Nizza, Budapest e Praga. Queste sono le città nelle quali si può soggiornare in una delle catene alberghiere più prestigiose del panorama italiano e internazionale. Oltre 30 anni di esperienza e una storia che trova le sue radici nel profondo legame di una famiglia di Chioggia, sono le coordinate di un successo a 5 stelle, quello di Boscolo Group. Ma diciamo che la nostra è una classica storia italiana, è una storia di una famiglia veneta che i quattro fratelli più i genitori hanno iniziato con una piccola attività. All'inizio avevamo un piccolo negozio di frutta e lì è iniziata la nostra storia. Da lì mio padre ha detto, magari potremmo provare di fare un qualcosa di più importante. Abbiamo iniziato a prendere un ristorante. E quindi, come si vede nei film, in sostanza io facevo il cameriere, mio fratello faceva il pizzaiolo, l'altro lavorava in cucina e abbiamo cercato però sempre di fare le cose che facevamo con una grande passione. Dal ristorante al primo hotel a Sottomarina il passo è breve, così come l'ingresso della famiglia nel settore alberghiero. Il padre Bruno è il perno di questa avventura, sprona i quattro figli, Angelo, Giorgio, Rossano e Romano, a entrare con determinazione nel mondo del lavoro, assecondando le loro attitudini ed ambizioni. Poi c'è stato un evento particolare, molto simpatico, quando abbiamo comprato il secondo albergo, no? E mio padre ha detto, ma chi è che vuole gestire questo albergo? E io gli ho detto, papà, lo vorrei gestire io. E avevo 18 anni all'epoca. E mio padre mi ha detto, ma perché tu? Dico, perché papà, sono sicuro che farò un buon lavoro. E lui mi ha detto, bene, prendi, queste sono le chiavi e cerca di fare del tuo meglio. E così è iniziata la storia. 18 anni sono davvero pochi, ma Giorgio viaggia da quando ne ha 16 e lavorando nei grandi hotel di lusso ne capisce appieno i meccanismi e le dinamiche. Una delle cose dove mio padre ha puntato tantissimo era il fatto che oltre che studiare si doveva anche lavorare, in sostanza si dovevano vivere le esperienze. Quindi già a 16 anni mi ha spedito prima un anno in Germania a completare una parte degli studi e poi l'anno successivo in Inghilterra. Infatti ricordo molto bene quell'esperienza a Londra, all'Hyde Park, dove praticamente ho avuto la possibilità di vivere nell'albergo più lussuoso della città, ma soprattutto di vivere tutti quanti i reparti dell'albergo, il reparto del room service, il reparto del banqueting, il reparto della cucina. Quindi veramente entrare dentro la struttura, cercare di vedere la struttura in ogni singolo suo reparto. Giorgio, Angelo, Rossano e Romano puntano su ricercatezza, eleganza, stile e design. Per questo decidono di avvalersi della sensibilità e del grande potenziale creativo degli architetti italiani. Nella costruzione dei nostri alberghi gli architetti hanno un ruolo molto molto importante e nella scelta cerchiamo veramente di scegliere il meglio che il mercato offre. Infatti se noi guardiamo all'interno dei nostri alberghi sono disegnati da Maurizio Papiri, da Italo Rota, da Simone Micheli, che sono veramente degli architetti di grandissimo standing. L'hotel è concepito come un percorso fluido nel quale è necessario creare diverse zone tematiche ed emozionali. Si tratta quindi di progettare uno spazio elaborato e globale che includa suoni, profumi e colori. C'è una cosa molto importante
un prodotto va bene, però il servizio è quello che fa la differenza, soprattutto negli alberghi di lusso. Quindi i dettagli sono cose di fondamentale importanza. La cura del fiore, il maggiordomo in camera che ti apre la valigia e che ti stira la valigia in un certo modo, quando arrivi in albergo, essere riconosciuto, sapere che sei amante della Gazzetta dello Sport e te la fanno trovare in camera, sapere che ti piace il siglo di un certo tipo, te lo fanno trovare, essere chiamato per nome in qualsiasi momento dell'albergo quando ti muovi, utilizzando delle tecnologie adeguate in un certo modo. Gli alberghi sono è la cura del dettaglio ed è questo il mondo, perché il mondo dell'ospitalità è bello, perché veramente si può entrare in relazione con il cliente. Sono tre i valori che hanno definito le scelte imprenditoriali dei fratelli Boscolo. In primis, la sincera passione per il proprio lavoro. Una seconda cosa che credo tantissimo è l'onestà. Mio padre diceva sempre, fai affari soltanto con le persone oneste. E se vuoi avere successo devi essere onesto. Questa è una cosa che credo fermamente. L'onestà vince sempre. E infine la bellezza, intesa come valore superiore che scardina qualsiasi regola convenzionale. Un esempio è il caso di due immobili da ristrutturare a Nizza, per i quali Giorgio ha potuto creare qualcosa di assolutamente unico ed innovativo, coinvolgendo il sindaco della città. Tutta la città funziona secondo un piano del regolatore, ad eccezione di questo progetto che si basa sulla Rule of Beauty, la regola della bellezza. Ma secondo il mio punto di vista, un giovane non deve seguire i soldi, prima cosa, deve seguire un sogno, deve seguire una passione. Se tu segui i soldi, non arriveranno mai. Se tu segui un sogno e ci lavori con passione, i soldi arriveranno sicuramente. Bisogna essere un po' folli, bisogna essere un po' creativi, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo. Questo è quello che consiglio di fare a un giovane. L'Italia ha una fortuna che molti altri stati non hanno. Possiede i contenuti. Lo sforzo sta nel trovare il modo giusto di valorizzarli e comunicarli. Gli artigiani italiani non hanno mai smesso di produrre beni di alta qualità, utilizzando le conoscenze tramandate di generazione in generazione nel corso di vari secoli. Il gruppo Ivri nasce nell'immediato dopoguerra come istituto di vigilanza notturna combattenti e reduci di Piacenza. Nel 1974 prende il nome di Ivri, Istituti Vigilanza Riuniti d'Italia. Oggi è leader del mercato della sicurezza privata nel nostro paese, con più di 70.000 clienti e una quota di mercato del 10%. Grazie agli oltre 3.400 dipendenti, alle 17 sedi operative e alle 5 centrali attive 24 ore su 24, Ivri garantisce la sicurezza in 31 province italiane. Ivri nasce nell'immediato dopoguerra su idea di alcuni giovani imprenditori, la famiglia Zanè, ex partigiani, che iniziano a effettuare l'attività di vigilanza, in particolare stradale, inizialmente con le biciclette, seguendo girando per le strade di Piacenza e poi per le campagne, e gradualmente tutto ciò si trasforma in un grosso gruppo imprenditoriale presente in una parte rilevante dell'Italia. Dalle biciclette agli attuali mezzi ultra tecnologici, un'evoluzione necessaria per far fronte a un mercato molto frammentato. Il mercato della vigilanza privata in Italia si discosta in modo rilevante dalle esperienze internazionali. All'estero, nei principali mercati similari all'Italia, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, la Spagna, abbiamo pochi competitor di grandi dimensioni. In Italia abbiamo circa 1.000 aziende che fanno sicurezza, quindi piccole aziende, molto frazionato il mercato, a livello culturale forse con un salto qualitativo ancora da compiere, e questo rappresenta una grossa opportunità per i grossi gruppi come Ivri, che anche per azionariato hanno una vocazione istituzionale a crescere, ed è una delle cose sulle quali stiamo lavorando. Un mercato, quello della sicurezza privata, che è stato recentemente regolamentato, premiando chi investe in efficienza e innovazione. Il decreto Maroni, che è entrato in vigore peraltro il 17 settembre, quindi solo pochi giorni fa, ha il valore di una sorta di tsunami nel nostro settore.
perché è un decreto che individua una serie di standard qualitativi per l'erogazione del servizio che consentono sostanzialmente di essere uno spartiacque fra coloro che fanno attività di vigilanza e di sicurezza in modo serio, con investimenti importanti in tecnologia e informazione, rispetto a coloro che hanno, e sono purtroppo tanti in Italia, un atteggiamento disinvolto rispetto a queste cose. Quindi uno spartiacque perché? Perché va a elevare l'asticella per fare questo lavoro. I consistenti investimenti in tecnologia l'hanno resa una realtà all'avanguardia, senza però mai dimenticare i valori su cui è stata costruita. Che Livri e la sicurezza in generale come settore abbiano visto un'evoluzione, un cambiamento legato alla tecnologia è innegabile, però alcuni dei valori fondanti del Livri sono rimasti. Il presidio del territorio, la vicinanza al cliente, all'utente, la collaborazione con le forze dell'ordine sono tutti aspetti che fanno della tradizione del Livri uno degli elementi di successo del nostro gruppo. Tecnologia sì, tantissima, ma è l'uomo che tutt'oggi rappresenta il valore aggiunto che noi forniamo ai nostri clienti. Quello che stiamo facendo è mettere a punto un percorso di crescita delle nostre risorse. Noi quindi investiamo anche in processi di formazione che le rendano in grado di affrontare le situazioni che si trovano dinanzi a seconda del ruolo che svolgono. Grazie al presidio del territorio viene svolta anche un'azione sociale che si affianca a quella delle forze dell'ordine. Nello svolgimento della nostra attività noi ci troviamo a collaborare frequentemente con le forze dell'ordine. Ovviamente siamo a supporto delle forze dell'ordine, ma l'istituzionalità di Ivri consente di poter dire che siamo degli ausiliari importanti in molte aree per poter garantire la sicurezza. In Italia c'è una fucina di talenti, una fucina di opportunità che non può essere sprecata. Il consiglio che io mi sento di dare ai giovani imprenditori o a coloro che entrano nel mondo del lavoro in generale è fare leva sulla propria italianità, esperienza all'estero, ma poi rientrare in Italia, perché è l'italianità che ci consente anche nel nostro paese di creare imprese di grande successo. La prossima settimana saremo ancora alla ricerca di grandi aziende che contribuiscono a far sì che l'Italia sia ancora un importante paese brand. Vi aspettiamo l'Italia che funziona. Muovete gli ingranaggi.